Ancora una volta, come da molte estate ormai, il primo incendio a Ponna si è registrato alle spalle del cimitero comunale. Un'amara tradizione ad opera di ignoti. Nel pomeriggio di ieri, vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra antincendio della GOPI, gli agenti della Polizia Municipale ed i carabinieri della Forestale di Ponna sono entrati in azione, ognuno per le sue competenze. I primi hanno spento con fatica il rogo, considerando il vento che ha distrutto 2 ettari di bosco e anche bruciato diverse buste di rifiuti presenti nell'area, gli altri per cercare di individuare il piromane. Non si sa se sia lo stesso degli altri anni, ma la coincidenza è quantomeno particolare. Intanto, in merito all'emergenza incendi, col Diretti Salerno sottolinea come il territorio del Salernitano nel 2023 sia stato in balia dei piromani. 17ª provincia italiana più colpita, prima in Campania, tra le più esposte agli incendi dopo le città calabresi, siciliane e sarde. Quasi 100 ettari di superficie forestali sono state percorse da incendi, senza contare le aree non classificate, stando alle indagini del Centro Operativo di Sorveglianza Ambientale ISPRA, rapporto incendi boschivi 2023. Un'emergenza che rischia di proporsi anche quest'anno ai primi caldi, con un danno economico ed ambientale incalcolabile, evidenzia il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano, e la situazione rischia di aggravarsi con l'abbandono dei rifiuti nelle aree rurali. Il nostro invito alle amministrazioni locali è di incrementare i sistemi di prevenzione e di vigilanza. Serve anche potenziare le dotazioni e il personale volontario delle squadre antincendi boschivi presenti in tutti i comuni, ma soprattutto sollecitiamo, scrive Tropiano, una puntuale gestione di pulizia dei boschi e delle aree rurali, che possono essere affidati alle aziende agricole che possiedono i mezzi, il personale e l'esperienza per svolgere un lavoro a beneficio di tutta la comunità. Gli agricoltori, termina Tropiano, rappresentano una rete naturale diffusa di sorveglianza, senza la quale il conto delle devastazioni sarebbe molto più pesante, ma che li espone anche a gravi rischi, specie in una situazione dove la siccità e le alte temperature favoriscono l'espansione rapido delle fiamme.